mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Guardate cosa c'è! Un autobus per il trasporto pubblico! Già! Volete imparare qualcosa sugli autobus con me? Dai, andiamo! Andiamo a vedere com'è fatto dentro. Venite! Wow! Ci siamo! Wow! Guardate! Qui è dove si siede l'autista dell'autobus. Wow! Vi mostrerò meglio questa zona dopo. Ma prima andiamo a vedere il retro dell'autobus. Yeah! Wow! Ci sono così tanti sedili su cui sedersi. Per esempio, questo qui. O questo qui. O anche questo qui. Wow! 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 Oh, e questa cos'è? Wow! È molto luminoso qui fuori. Questa è un'altra porta. C'è una porta posteriore e una porta anteriore. È proprio forte. Oh, e guardate! Queste sono maniglie per quando tutti i sedili sono occupati. Dovete stare in piedi, ma dovete tenervi a qualcosa di molto stabile. Perfetto, ok. Un'ultima cosa prima di mostrarvi il sedile dell'autista. Lo vedete questo? Questo indica all'autista che la vostra fermata è vicina, ascoltate. Ok, adesso vi mostrerò il sedile dell'autista. Wow, autista Blippi, autista Blippi. Wow, eccoti un biglietto, eccolo qui. Ecco il tuo biglietto, wow, Art. Ok, lo timbro per te. Perfetto, ora puoi accomodarti, ma prima... Ciascuno si sieda su un sedile, prendete posto, sedetevi! Ci divertiremo con questo meraviglioso giro in autobus! Oh, che forte! Wow, a cosa serve questo? Lo sapete a cosa serve? Questo è il clacson dell'autobus! Facciamolo ancora! Bene! Adesso chiudo le porte con questo. Guardate! Ok. Chiudo le porte! Chiudo le porte! Che forza! Vai a prendere posto, amico! Questo è blu ed è proprio gigantesco! Wow! Siamo nell'officina degli autobus! Venite qui! Guardate quanti attrezzi interessanti, come queste fascette! Oh, forte! Poi, wow, un bullone enorme! Wow! E... un bullone più piccolo con un dado e alcune rondelle infilate.
Ci sono un sacco di cose interessanti. Adesso vi mostro qualche altra parte dell'officina. Oh! Oh! Guardate, un momento! Questi sono i registri di manutenzione degli autobus. Ok, adesso vi mostro come fare manutenzione ad un autobus. Andiamo! Ok, eccoci qui! Questo è il retro dell'autobus, qui è dove c'è il motore. Wow, ci sono delle cinghie enormi e il motore. E guardate qui, qui è dove si controlla l'olio. Esatto, lo sapevate già. Controlliamo l'olio. Tiriamo su l'asta, la puliamo, la rimettiamo dentro e controlliamo il livello. A me sembra pieno. Bene, direi che siamo pronti per far fare un giro all'autobus. Andiamo! È il momento per un giro in autobus. Volete fare un giro? Yeah! Andiamo? Bene. Oh no! Si è appena chiusa la porta. Oh! Oh no! Oh no! Stanno partendo senza di noi! Aspetta! 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 Non lasciarci! Aspettami, vai piano! Stop, stop, stop! Aspetta, aspetta! Oh, si è fermato! Caspita, stavamo per perdere l'autobus! Ok, per questo bisogna essere sempre puntuali. Quando si prende l'autobus, andiamo! Mettiamoci a sedere. Ce l'abbiamo fatta! Ci è mancato poco! Wow, guardate! Che panorama! Se c'è un posto in cui ti vuoi recar, se sei a casa e al negozio devi andare, sali sul bus e ti ci porterà, lui gira tutta la città. Il biglietto devi fare all'autista, lo devi mostrar. Al lavoro o dagli amici tuoi, con il bus puoi andare dove vuoi. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Ce n'è uno giallo che a scuola va, anche il blu, il verde e il rosso passeranno. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Per sapere dove lui si fermerà, c'è un cartello che lo segnalerà. Tu lascia chi deve scendere e passare, poi puoi salire e l'autista salutar. Quando la fermata lui annuncerà, premi il campanello e lui si fermerà. Al lavoro o dagli amici tuoi, con il bus puoi andare dove vuoi. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Ce n'è uno giallo che a scuola va, anche il blu, il verde e il rosso passeranno. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Dai, sali sul bus. Prossima fermata, angolo tra East Street e Penny Lane.
Guardate con cosa sono arrivato! Già, è un'auto della polizia! Oggi impareremo un po' di cose sulle auto della polizia! Guardate cosa c'è! È un'auto della polizia! Volete venire a scoprire com'è fatta con me? Dai, andiamo! Guardate questo lampeggiante qui sopra! Ci sono le luci rosse e di là le luci blu! E a proposito di luci... Wow! Guardate il riflettore! Wow! 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 È luminoso! E davanti al cofano c'è un paraurti tubolare. Questo viene usato per spingere i veicoli ai lati della strada quando sono rotti. E poi qui sotto, questo è un altoparlante. Ascoltate! Ehi tu, lascia passare! Che forte! E una delle mie parti preferite. Il motore! Da questo la macchina prende tutta la sua potenza. E l'olio! Lo controlliamo insieme? Ecco un fazzoletto! Ok. Guardate! Sì! L'olio mi sembra a posto! Mettiamo al suo posto l'asticella e chiudiamo il cofano e andiamo di là! Guardate qui! Ruote e pneumatici! Wow! E guardate qui! Due parole! La prima parola è Olimpia. O-L-Y-M-P-I-A. E la seconda parola è police. P-O-L-I-C-E. Polizia di Olimpia. Ultimo, ma non meno importante, il baule. Qui ci sono un sacco di cose interessanti. Wow! Fiaccole rosse. Un auto velox. E... alcuni coni e del nastro per delimitare. Vi mostrerò queste cose dopo, ma adesso è il momento di ballare! Di guardare dentro l'auto della polizia con me? Dai, andiamo! Wow! Ora siamo dentro l'auto! Guardate questo! L'interruttore, lo vedete? Adesso lo spingo a destra e queste sono le luci. Guardate! Wow! Come sono luminose! Ok, adesso le spengo. Ok, ho spento le luci e guardate qua. Vedete? L'ho appena acceso. È il riflettore. Lo vedete? Wow! Ok, spegniamolo.
cos'altro abbiamo qui? Wow! Lo sterzo! Wow! E qui? Il microfono! Ciao! Ciao! Ti vedo! Sono Blippi! Che buffo! E a proposito di rumori e suoni, guardate questo! Questo pulsante qui! Ascoltate! Esatto, è la sirena! E il computer! Sì, è fortissimo! È la canzone dell'auto della polizia di Blippi! Ok? Ho ancora tante altre cose da mostrarvi! Venite qui, andiamo! Chiudo la porta! Ok, venite qui! Guardate qua dentro! Questa è la borsa di pattuglia! Ci sono un sacco di congegni e oggetti qui dentro! Wow! Un binocolo! Wow! Vedo lontanissimo! Wow! Ehi! Ok, mettiamo a posto questo! Un rinoceronte di peluche! Una fotocamera! Una torcia! Ciao! Ciao! Per vedere al buio! Wow! Un kit di pronto soccorso! E le manette! Che forti! Mi piacciono le manette! Ok, proviamole! Le metto su! Oh! Adesso che le ho messe non posso toglierle! Ma per fortuna... Wow! Ho la chiave delle manette! La metto qui, la giro un po' e così le tolgo! Sembra magico! Ehi, mettiamo a posto queste! E per ultimo, ogni agente di polizia deve avere degli occhiali da sole! Ok? Wow! Adesso sono un agente di polizia! Ok, e guardate questo! Qui è dove si mettono i sospettati! Wow! La porta non ha neanche la maniglia! E i sedili sono di plastica e davvero scomodi! Non voglio stare qui dietro! E senza maniglia sembra una portiera per bambini, ma è per adulti! Ehi, questo è un autovelox. Usa un laser che rimbalza sulle macchine, torna indietro e ci dice la velocità. Vediamo se qualcuno corre un po' troppo. Eccone uno. Wow! Va davvero troppo veloce! Andiamo a fermarlo. Beh, salve, agente! Signore, ha superato il limite di velocità. Mi dispiace! Che dire, piedi pesanti! Beh, per questa volta l'ammonisco, okay. Lo faccio per la sicurezza di tutti. Bene, grazie! Già che ci siamo? Stiamo cercando questa persona, l'ha per caso vista? Oh, no! Questo signore sembra che abbia gli occhiali. Io non li porto. Oh, ha ragione. Beh, le lascio questo. Okay. Ci chiami se lo vede. Ok. Vedi con prudenza. Grazie mille! Wow! Ragazzi, ci è mancato poco! Ciao! Ehi! Vediamo quali altre cose troviamo nel baule dell'auto della polizia.
guardate! Abbiamo un cappello da agente! E... già! Un gilet di sicurezza! È giallo brillante! Guardatelo! Wow! Ok? Un bel gilet di sicurezza giallo brillante! Come mi sta? Ok! E ho messo il cappello! E... oh, guardate! 4 coni stradali arancioni! 1, 2, 3, 4! Ok? E guardate! Fiaccola di segnalazione! Wow! La metto in tasca! E... bande chiodate! Ok, mettiamole qui. Chiudiamo il baule. Ok, andiamo con ordine. Le bande chiodate! Guardatele da vicino! Wow! Guardate! Wow, sono appuntite! Ok, mettiamole qui. Mettiamo questo qui sopra. Ok, pronti? Guardate questo. Ok, faremo un percorso per l'auto della polizia. E l'auto dovrà stare attenta a non guidare su queste perché sono affilatissime. Ok, prendiamo i 4 coni stradali e mettiamone uno qui. Andiamo? E poi mettiamo il secondo qui. 1, 2. E mettiamo il terzo qui. 1, 2, 3. Ne abbiamo ancora uno. Andiamo! Ok, che ne dite di metterlo qui? Pronti? Esatto! 1, 2, 3, 4! Quasi mi dimenticavo! La parte migliore, la fiaccola! Wow! Ok, questo non è un giocattolo. Non è per bambini. Beh, accendiamo! Wow! Ok, mettiamola qui e cominciamo il percorso! Quasi toccato le punte! Ottimo lavoro! È stato divertentissimo imparare cose sull'auto della polizia! Adesso è il momento della sua canzone! Che arrivano luci rosse e blu ti avvisano. Volanti, volanti, volanti. Ce ne sono tante diverse. Bordo radio e terminale.
che le tracce sente e li porterà dal criminale. Volanti, volanti, volanti. Se ti trovi nei guai o qualcuno lo è, o se un'emergenza c'è, chiama il 112, la polizia verrà guidando le... Cantare e ballare la canzone dell'auto della polizia con voi. Ehi, ho una cosa davvero importante da dirvi. Voi siete molto speciali. Siete dei bambini meravigliosi. Sono così emozionato all'idea di vedere quali cose farete al mondo, rendendolo un posto migliore e aiutando le persone. Ultimo, ma non meno importante, grazie per essere miei amici. Grazie. Beh, adesso devo andare. Ma se volete stare ancora in mia compagnia, sapete come trovarmi? Esatto, vi basta cercare il mio nome. Lo sapete il mio nome, vero? Esatto, è Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, è il mio nome. Ottimo lavoro! Ci vediamo presto! Ciao! Wow! Guardate cosa c'è! Oh, questo è un treno a vapore! Oggi siamo a Chehalis, Washington e impareremo un po' di cose sui treni! Guardate! Adesso vi mostrerò un po' di parti esterne del treno. Come queste qui! Wow! Ah, guardate che ruote giganti! Wow! Quante ce ne sono! Wow! Qui ce n'è un'altra! Ah! Guardate! Un'altra ancora qui! E guardate lassù! Wow! Quella cosa grande lì sopra? Esatto! È la caldaia! Lì è dove si scalda l'acqua che diventa vapore, che crea pressione. E qui sopra c'è il camino. E poi la campanella. E poi il fischietto. E qui dietro, proprio qui, c'è la cabina, che è dove si siede il guidatore del treno. Oh, seguitemi. Questo è il tender. E guardate lì! Quelle sono le carrozze del treno! Adesso siamo nella cabina del treno. Sono con il macchinista e il suo nome è Rick. Ciao, Rick! Ciao! Ok, e di qua è seduto il fuochista e il suo nome è Robert. Ciao! Ciao! E adesso ci mostreranno un po' di componenti interne del treno. Ehi, che cos'è questa cosa? Questa si chiama leva di inversione. Fa andare il motore in avanti. Se la metto in quest'altra posizione, fa retromarcia. Oh, posso provare? Vuoi provarla? Ok. Provaci, ti sfido. Oh, è durissima! Wow. Ok, adesso in retromarcia.
Oh, la retromarcia è ancora più dura. Wow. Bene. Allora, una volta deciso in che direzione vogliamo andare, controlliamo la velocità con questa leva. È come l'acceleratore dell'automobile. Se lo tiri così, va più veloce. Capito? E se lo spingi in avanti, rallenta. E posso fermarlo del tutto. Ok. L'altra cosa che faccio è suonare questo fischietto per avvisare le persone quando sto per raggiungere un incrocio. Vuoi provare? Wow. Ok, proviamo. Wow, forte! E un'altra cosa che devo fare è fermare il treno ogni tanto. Questo qui ferma il treno in questo modo. E questo ferma solo il motore indipendentemente dal treno. E qui sotto cosa c'è? C'è un grande fuoco lì dentro. Scalda l'acqua per trasformarla in vapore che ci dà l'energia per viaggiare. Oh, aspetta. Il fuoco è lì... C'è il fuochista. Che cos'è questa cosa? Dimmi. Con questa maniglia posso alzare o abbassare la fiamma. Se faccio così, vedi? Si abbassa un poco. È un po' meno arancione. Oh, interessante. Quindi tu ti siedi qui e controlli il fuoco? Esattamente. E fai anche altre cose? Certo, devo suonare la campanella per avvisare le persone che siamo in movimento, vedi? Tiro questa cordicella e la campana suona. Forte, posso provarla? Certo, fai pure. Ok, ci provo. Forte! Beh, grazie mille, signori! Tutti a bordo! È il momento di far salire i passeggeri, così potremo partire per un giro! Ok, adesso è il mio turno, sto entrando! Andiamo, venite con me! Wow! Oh, guardate lì! Wow, questa è la carrozza coperta che ha il tetto chiuso! È bella, ma... Ehi, andiamo di là, così potremo viaggiare sul treno all'aperto! Andiamo! Oh, salve! Ciao! Wow, vedete? Siamo all'aperto! Sarà divertentissimo! Le ruote stanno girando e il fumo sta sbuffando! Si parte! Wow, qui in campagna è tutto così verde, guardate! Attenzione, degli alberi! Lo vedete? Wow, guardate quel laghetto meraviglioso! Oh, c'è così tanto verde! Non so che tipo di piante siano quelle, ma sembrano come delle ninfee! Wow! Ok, eravamo all'aperto, ma adesso siamo nella carrozza al chiuso. Che giro bellissimo! Sono al mondo e tanti treni vedi correre. Il mio sogno è poter viaggiare sulla cambusa laggiù. Quello è il retro del treno. I vagoni voglio contare, ma son troppi, non ce la farò. Uno, due, tre, quattro. E ce ne sono ancora.
treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Ciuf ciuf. Certi sono per le persone. Io ci sono andato. E voi? Altri le merci trasportano. Altri petrolio e frutta. Io mi chiedo, ma chissà che cosa trasporterà. Ciuf ciuf, il treno va. Ciuf ciuf, il treno va. Sui binari a grande velocità. Sì! Ciuf ciuf, il treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Ciuf ciuf. Tutti i vagoni tira dietro sé. Con gli amici il treno potete far in fila pronti a cantare. Tam ta 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 tam. Il treno va. Ciuf ciuf, il treno va sui binari a grande velocità. Sì, ciuf ciuf, il treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Ciuf ciuf, ciuf ciuf, ciuf ciuf, il treno va. Oggi sono nel grande allevamento dei miei amici, la famiglia Axe. Ciao a tutti! Ci divertiremo un mondo, perché vedremo cavalli, mucche e un sacco di altre cose interessanti. Ehi, Blippi, perché non prendi una sella che andiamo a farci un giro? Sarà divertentissimo! Wow! Guardate dove siamo! Siamo dentro una vera stalla! Cody è andato a prendere il cavallo e nel frattempo vi faccio visitare la stalla. Guardate qui! È dove si tengono i cani da guardia. Woof, 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 woof. Ah! Wow! Woof, woof, woof. Divertente! E qui c'è un'altra cuccia! Andiamo! Un'altra ancora! Guardate! Il cane sarà al lavoro coi cowboy perché la porta è aperta! Ma guardate! Ciao! Non c'è nessuno! Wow! Guardate qua! Ehi! Questo è Fieno! Questo è Fieno! E sembra proprio invitante! Scherzavo! È invitante per mucche e cavalli, non per gli umani! Wow! Lo vedete? Guardate, venite più vicini! Wow! Nyam! Andiamo! Wow! Guardate! Un'imbracatura! E un fermatesta! Qui è dove entra il bestiame, proprio qui, per essere visitato e ricevere le vaccinazioni!
è come una carriola, ma è piatta. Qui è dove si mette il fieno per trasportarlo fino a dove ci sono le mucche. Mi vengono le vertigini. Ok, ancora una stanza. Venite qui. Wow! Questa è la selleria. Guardate! Wow! Quante selle! Ok, per andare sul cavallo ho bisogno di voi. Scegliamo la nostra sella preferita tra queste, ok? Andiamo! Questa? Nah! Questa? Nah! Sì! Questa mi sembra perfetta! Ok, ma prima ci serve un cuscino. Questi qui sopra. Oh, oh, venite! Guardate questo! Sapete di che colore è? Già, uno dei miei due preferiti! Blu! Ok, prendiamo questo cuscino e poi prendiamo questo qui. E poi ci servono le briglie. Andiamo? Ok, ecco le briglie. Le mettiamo sulla sella. Ok, ecco fatto! Yeah! Ok! Ehi, hey, grazie per aver preso la sella. Prego! Per favore, passami i cuscini. Va bene. Dobbiamo mettere questi per primi. A cosa servono i cuscini? Sono cuscini da sella. Vanno sotto la sella. Per proteggere... il cavallo. E questa è dove si siede il cowboy. Ok. Si mette sul cavallo, dopo i cuscini, e si lega sotto, così non scivola via quando sali. Le briglie e il morso. Ok. Così chi va a cavallo usa le briglie per manovrarlo. Come uno sterzo. Dunque, così, e poi sopra le orecchie, così. E le briglie si controllano con queste redini. Oh! Queste sono il manubrio del cavallo. Ok. Beh, vuol dire che adesso posso cavalcare? Direi di sì, Blippi. Bene, Blippi, è il tuo turno. Wow! Ok. Beh, si parte. Buona cavalcata. Grazie. Vado! Wow! Questo cavallo è marrone scuro ed è una bellissima femmina. Il suo nome è Fancy ed è davvero mansueta. È stato divertente! Non solo Fancy è un bellissimo animale, ma lei e gli altri cavalli ci aiutano a spostare il bestiame nell'allevamento. Che emozione essere andato a cavallo! Vediamo cos'altro hanno in questo allevamento! Andiamo! Wow! Si parte! Wow!
Pod e si chiama così perché ha quattro ruote. Una, due, tre, quattro! Oh! Oh! Ora siete sul quad insieme a me. Non è divertente? Wow! All'allevamento usano un sacco di mezzi utilissimi, come questo quad e... come questo! Questo camion ribaltabile gigante! E questo escavatore un po' più piccolo! Ma adesso andiamo a vedere il mezzo più grande dell'allevamento! Questo sì che è grosso! Ora che il mezzo è parcheggiato ed è sicuro avvicinarsi, il mio amico Cody, della famiglia Axe... Ciao a tutti! Ve lo spiegherà in dettaglio! Siete pronti? Sì! Cominciamo! Ok, beh, questo si chiama Skidgen. È un mezzo che si usa per spegnere gli incendi. È come un camion dei pompieri e un fuoristrada combinati. Vedete queste ruote giganti? Sono come le ruote dei fuoristrada, sono enormi. Sono fatte così in modo che il mezzo non si blocchi quando è nei campi. Andiamo a vedere davanti. Qui abbiamo la pala e un rastrello per la sterpaglia. Questa si abbassa fino a terra, spinge via tutti gli arbusti e crea una linea di fuoco. Così quando le fiamme arrivano lì, si fermano. Andiamo a vedere il retro. Nel retro abbiamo una tanica gigante d'acqua. Eccola qui, questa è piena d'acqua. Ne contiene circa 4.000 litri. Qui c'è un avvolgitubo, proprio qui. Questo tubo può essere allungato per arrivare fino al fuoco per spegnerlo. C'è anche una torretta, lì sopra, che gira e spruzza l'acqua. Ma prima di mostrarvela, andiamo a vedere la cabina. Benissimo! Adesso che siamo nella cabina, vi mostro un po' di cose. Questo è il volante, ed è quello che si usa per manovrare questo mezzo. E invece qui davanti c'è il cruscotto, con tutti gli indicatori. Se premete questo pulsante qui, è il clacson. Sentito? Ora guardate dove ho i piedi. Questo è il pedale del freno, e questo è l'acceleratore. E poi qui c'è una piccola leva. Questa alza e abbassa la pala che avete visto prima. Ma adesso vi faccio vedere la cosa più forte. Questo è il joystick, che controlla il cannone ad acqua. Guardate, vi mostro come funziona. Divertentissimo girare questo episodio in campagna! Andate a visitare il canale YouTube della famiglia Axe per vedere altri video sull'allevamento! Bene! Ciao ciao! Ciao a tutti amici, sono io, Blippi! Oggi scopriremo insieme i veicoli da costruzione! Vediamo un po', sapete che veicolo è questo? Andiamo a scoprirlo! Sono io, Blippi! Wow! Sapete dove siamo? Già! Oggi sono a Tenino, Washington, in un vero cantiere. Già, e oggi voi e io impareremo tutto su una macchina. Una macchina molto pesante, davanti a una lama veramente enorme che sposta tutto ciò che si trova sulla sua strada. Ed è super potente, però è un pochino lenta. E ha un nome che comincia per V, proprio come il mio. Sapete che macchina è? D'accordo, scopriamolo insieme! Woohoo! Wow! Guardate qua! Wow!
Questo è un vero veicolo da costruzione ed è anche un veicolo molto potente, ve lo dico io. Voi sapete di che si tratta? Già! Questo è un bulldozer! Oh wow, è davvero potentissimo! Forza, andiamo! Wow! Questa è la lama del bulldozer. Già, la lama spinge e allontana qualunque cosa sia sulla sua strada e inoltre, quando striscia bene per terra, appiattisce il terreno perfettamente. Wow! Wow! Ma da dove viene la sua potenza? Viene da qui! Già, dal motore! Questo è lo scomparto del motore. Già, qui dentro si crea tutta la forza e poi tutto il fumo esce dal tubo di scarico. Wow! Straordinario! Ehi, avete visto questi? Ah, che cosa strana! Ah, già, non ci sono ruote né pneumatici. È insolito, vero? Ah, questi si chiamano cingoli! Già, proprio così! Già, sono fatti di metallo e fanno presa nel terreno, nella ghiaia e nel fango, così il veicolo ha una buona trazione e non rischia di scivolare mai! Bene, è arrivato il momento di fare un giro! Woohoo! Oh, è molto comodo! Allora, prima di tutto lo sapete, no? La sicurezza! Perfetto! Ora che ho allacciato la cintura di sicurezza, posso finalmente manovrare il bulldozer! Già! I bulldozer si manovrano, non sono delle macchine che si guidano! Ok, questi sono i comandi manuali ed è con questi che si manovra il bulldozer. Questo ci fa andare avanti e indietro, mentre questo... Già, questo è quello che serve per manovrare la lama! Bene! Allora andiamo! Giriamo la chiave! Woohoo! È partito! Attiviamo tutti i dispositivi di sicurezza e... Pronti! Partenza! Via! Wow! È fantastico! Wow! Woohoo! E vai! Wow! Ragazzi, che spasso! È stato grandioso! Wow, è una macchina davvero potente! E avete visto che bella lama ha davanti? Già, è molto grande e forte e poi è così larga che spinge via qualunque cosa. Il primo veicolo di oggi era un bulldozer, un mezzo veramente utile per rimuovere ostacoli da un percorso. E sapete qual è il prossimo veicolo? Beh, scopriamolo insieme. Vi darò qualche indizio sul prossimo macchinario che stiamo per vedere. Ok, è una macchina che adora scavare. Già, solitamente ha dei cingoli. Già, ha un braccio mobile, un braccio fisso e anche una benna. Scava grosse buche e comincia con la lettera E. Beh, avete indovinato? Ok, allora andiamo!
avete visto? Già! Con questo escavatore? Già, sono riuscito ad afferrare e a spostare questo tronco! Oh, ehi! Avete sentito? Già! È un escavatore! Wow! Che macchina incredibile! Per la verità, questo è un piccolo escavatore! Già, ce ne sono di piccoli come questo e di grandi come questo, vedete? Wow! Ehi, avete notato che ero seduto qui? Già! Questa è la cabina dell'escavatore. Wow, qua sopra ci sono tantissimi comandi. Wow, che forte! Ehi, e guardate qua sotto? Wow! Già, proprio come il bulldozer, anche l'escavatore ha i cingoli, solo che quelli del bulldozer sono in metallo, mentre questi? Già, sono di gomma, come gli pneumatici. Wow! È davvero incredibile. La cabina può girare su se stessa. Già, avete visto come giravo? Wow! Fantastico! Oh, e poi qui? Wow! Si vede poco perché è proprio dietro la benna, ma questa è la lama. Proprio come il bulldozer, anche l'escavatore ha una lama con cui può spianare il terreno e spostare tutto ciò che ha davanti. E questa che tiene il tronco? Già! Questa è la benna dell'escavatore. Wow! Questa benna ha dei grossi denti? Già! Wow! Wow! Guardate qua! Anche questo sembra un grosso dente, però in realtà questo si chiama pollice. Ecco, il pollice serve ad afferrare le cose come questo grande tronco. Wow! E per finire, questi sono il braccio mobile e quello fisso, e servono a sollevare, a far girare e a usare la benna per scavare. Già! Penso che tornerò in cabina e proverò a scavare. Woohoo! Sono un escavatore, e che furore, sono un escavatore. Ho un braccio grande e forte per lavorare, quindi finirò in fretta se mi metto a scavare. Sono un separatore, sono un escavatore. Sono un escavatore. Osserva qui. Non ho mani e piedi. Niente piedi? E come vai in giro? Mi muovo sui cingoli proprio così. Sono un escavatore. Un escavatore. Grande la buca che ho appena scavato! Wow! Fantastico! Ehi! E guardate quanto terriccio! Wow! Adoro il terriccio, già! Perché giocarci è divertente! E poi è anche la perfetta dimora per alberi e piante! Woohoo! Attenzione! Terra per voi, piante! Woohoo! Wow! Gli escavatori sono fantastici, già! Avete visto che forza quell'escavatore? Io adoro scavare e fare buche. E con l'escavatore è ancora più facile e divertente. Uhuhuhu! È stato davvero divertente imparare tutto sugli escavatori, non è vero? Già! Con l'escavatore potete scavare delle buche molto grandi e, visto che non ha delle normali ruote, bensì i cingoli, già! Non resterete mai bloccati, già! Beh... siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete soltanto cercare il mio nome. Fate con me lo spelling del mio nome.
B-L-I-P-P-I. Blippi, bravissimi! A presto! Ciao, ciao!